ragazzi, benvenuti o bentornati a un nuovo vlog. Mi trovate in questa posizione in questo momento perché ho appena finito di filmare il video sulla skincare, sulla mia night skincare routine. Ma comunque, bentornati a un nuovo vlog. Oggi è sabato, quindi un giorno un po' strano per iniziare un weekly vlog, ma avevo tanta voglia di iniziare a parlarvi perché ci sono tante novità in camera, di cui già vi ho accennato qualcosina su Instagram. Ho un po' di nuovi update riguardo i libri e un po' di prodottini nuovi che sto testando e che vi voglio mostrare, e semplicemente vi voglio portare con me nella mia settimana, come al solito, mostrandovi quello che faccio in quanto designer freelance al momento, che vive a Roma a casa dei suoi genitori e che non vorrebbe vivere a casa dei suoi genitori, che ci deve vivere per colpa del coronavirus. Comunque, oggi è tardi, ho iniziato tardi, sono già le 18 e 19 di sera. Stasera ho una cena e se sentite dei rumori particolari è perché mia madre sta cucendo a macchina, perché appunto, pur di risparmiare qualche spicciolo, ha avuto la splendida idea di cucirmi il letto, che finalmente non è più blu ma è bianco, anzi è quasi crema e cru beige, e io sono innamorata. Quindi sta finendo di fare il cuscinone da mettere sopra la testata, per ora non vi faccio vedere niente appunto, ma sono super euforica e non vedo l'ora di mostrarvi il risultato finale. Ho anche cambiato qualcosina da questa parte, io vi indico le cose ma voi non sapete neanche che cosa sto indicando. Comunque ho cambiato qualcosina giusto per dare una rinnovata e creare un ambiente un pochino più estivo, e quindi in questo vlog vi mostrerò anche le novità che ci sono nella mia camera, nella speranza di fare molto molto presto un room tour. Quindi prima di cominciare assicuratevi di essere iscritti al canale in modo tale da non perdervi il tanto tanto atteso e richiesto room tour. Mi sono cambiata, non ero assolutamente in grado di avere una maglietta con le maniche, qualsiasi tipo di maniche esse siano, perché fa veramente troppo caldo, però comunque, cioè, per ironia mi sono messa queste scarpone che sono calde, però sono troppo comode, siccome vado in centro un pochino a fare un po' di commissioni, fare la spesa, comprare un regalo di auguri per stasera che ho una cena, ho deciso di mettere queste scarpe comode. Me ne pentirò subito, lo so, ma comunque sono vestita semplicissima, come potete vedere, pantalone di lino, maglietta nera proprio tipo toppino, borsettina con igienizzante mani, portafoglio, telefono e la mascherina che metto nell'eventualità ci sia troppa gente in giro e se devo entrare nei negozi. Non si vede niente, madonna mia, non si vede proprio niente, però sto per uscire. Sono vestita molto molto semplice perché è semplicemente una pizza qua sotto, vicino a casa mia. Vi volevo far vedere oggi pomeriggio il risultato finale perché mia madre ha finito, però non ho fatto in tempo, quindi ve lo faccio vedere domani. Buonanotte! Perché si muore di caldo e sono già le 7 di sera di nuovo. Sto uscendo a fare una passeggiata, come quasi tutte le sere, perché ho veramente lavorato tutto il giorno oggi. Mi sono fermata solamente per mangiare, fare pipì. Ho letto per circa 20 minuti. Sto leggendo un libro molto interessante e vi farò sapere nel corso del vlog che cosa sto leggendo e che cosa penso di questo libro, che ho comprato ad Amalfi. Se volete, oggi ho caricato il nuovo video di Amalfi, che trovate nella link qua sopra. E questo è il mio look per andare a camminare, anche se sembro tutta nera, in realtà la maglietta è blu, l'ho comprata l'anno scorso a Londra, Weekday, che è una marca incredibile che mi sembra potete trovare su Zalando o su Asos, mi sembra. Pantaloncini da ciclista e le scarpe, queste sono comodissime, probabilmente le scarpe da ginnastica più comode che abbia avuto, veramente comodissime, sono le New Balance 530. Avevo intenzione di mettere a posto camera oggi, ma non penso lo farò, penso che domani vi mostrerò il risultato finale perché ci sono ancora alcune cosucce da finire nel letto. E domani probabilmente andrò ad Ikea, cambio di programma, fantastico, penso che vi farà piacerissimo sapere questa cosa, e nulla, fatemi andare.
2 ore fa mi avete visto mettere a posto e questa è la situazione attuale. Haha, ho di nuovo smontato casa perché stamattina ho fatto un sacco di cose e ci tenevo a, prima di andare a pranzo, perché sto per andare a pranzo, a mostrarvi i pantaloni che mi sto provando adesso, che ho cambiato ieri, i Levi's di cui ho parlato nell'altro video. Questi sono i nuovi pantaloni che ho preso, purtroppo non c'era lo stesso modello, quindi ho preso questo sempre il 501, sono fantastici. Ho preso una taglia in più, se siete interessati io porto più o meno una 28-29, voglio avere un pochino di spazio sinceramente, perché d'inverno metto le cose con ad esempio i maglioni pesanti, quindi metto molto le maglie dentro. Allora, oggi ho fatto un sacco di cose. Stamattina volevo andare in una libreria per parlare di una collaborazione delle agende di More or Less, che per chi non lo sapesse sono disponibili sul mio shop online. Purtroppo però il proprietario oggi non c'era, quindi ho fatto un po' un buco nell'acqua, ma ne ho approfittato per andare alla posta e spedire alcune delle vostre agende, alcuni dei vostri ordini. Grazie a tutti come al solito, io cerco sempre di ricordarmi di ringraziarvi per tutti gli acquisti che state facendo sulle agende. Ci saranno molte nuove novità sullo shop, già ve l'ho detto nel vlog precedente. Grazie di tutto, le agende stanno andando alla grande, sono ancora disponibili e sono un regalo perfetto da fare o da farvi, soprattutto in questo periodo in cui già si sta cominciando a pensare all'agenda e al diario del prossimo anno, che siate lavoratori, studenti universitari o studenti di scuola. Quindi adesso metterò a posto tutto questo casino, vi mostrerò per bene la camera sistemata, cosa che speravo di fare oggi questa mattina. Poi vi voglio fare un piccolo haul di Ikea, perché ieri sono andata a Ikea, vi volevo mostrare appunto un acquisto che volevo da tantissimo tempo, che non c'entra con la camera, c'entra con il bagno. È uno specchio, comunque uno specchio contenitore semplicissimo, ma che ho aspettato di comprare perché ho cercato di convincere i miei, perché io lo amavo troppo e avevamo bisogno di un qualcosa che contenesse tanta roba. E cioè, avevamo bisogno di uno specchio contenitore, ecco, in poche parole. E sì, non vedo l'ora di montarlo, di farvelo vedere. Ciao amici, sono le 4, ho pranzato, sono vestita molto da casa, solo quei leggings e una camicetta, giusto perché non avevo molta voglia di vestirmi, ma voglio prendere la situazione in mano e mostrarvi finalmente tutto. Infatti in questi giorni posso dire che il mio perfezionismo ha un pochino preso il sopravvento e ho aspettato per mostrarvi appunto le piccole modifiche che ho fatto in camera, semplicemente perché ve le volevo mostrare per bene. E si sa che se si rimanda sempre 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 una cosa, si tenderà poi a non farla mai. Quello che stavo facendo io, stavo per fare un vlog praticamente senza mostrarvi il motivo per cui ho iniziato il vlog. Allora, avrete potuto notare da qualche videoclip che finalmente il letto è stato rifoderato. Mia madre in 2 giorni è stata un'eroina, si è messa e mi ha rifoderato tutto il letto nella sua condizione originale. Quindi siamo andati al negozio di tessuti un mesetto fa e ho scelto questa sorta di crema come colore, un cotone comunque abbastanza bello, resistente e spesso, in modo tale da non lasciare intravedere il nero del rivestimento. E nulla, sono soddisfattissima, mi sembra di avere un letto nuovo. Adesso mi resta semplicemente da cambiare il materasso, perché non mi piace particolarmente e non sto dormendo benissimo sinceramente, dal momento che ho comunque questo materasso da più di 10 anni ormai. Se siete curiosi, i cuscini, le fodere dei cuscini sono di Zara Home, mentre invece sia la coperta sopra che quella sotto sono di Ikea, semplicemente di Ikea. Il tappetino anche che avete appena visto è di Ikea, e quello che ho comprato ieri è stato quello antiscivolo da mettere dietro, semplicemente perché questo tappetino andava ovunque tutte le volte, quindi sono felicissima che adesso ci posso stare senza scivolare. Poi un'altra cosa che ho cambiato, se notate qui,
Adesso devo spostare Mr. Amleys, il mio orsacchiotto, che lascerò sempre in camera mia, non mi interessa quanto poco instagrammabile sia. Praticamente quello che ho cambiato è stata semplicemente la disposizione delle cose e ho aggiunto un cuscino là. Quel cuscino ce l'avevo in salone, quindi l'ho rubato nella sala dei miei, e questo in realtà è un cuscino di Londra che ho comprato, non lo so, quando avevo 13 anni, che però metto così perché ovviamente non ci sta bene con la mia estetica ormai. E questa è la sedia di Ikea che ho semplicemente lasciato qui, e come potete vedere ho tolto il pampas, le foglie che stavano qua, e che ho deciso di mettere qua, quindi le ho tagliate. Ho utilizzato il vaso di Colvin, questo è il vaso di Colvin Marilyn, per metterle. E poi ho lasciato lo stesso cassettino di Ikea con la mia lampada di Artemide qui. Quindi, come potete vedere, non sono grandissimi cambiamenti, ma ho semplicemente dato una nuova rispolverata alla stanza, semplicemente per cambiare un po', sentirmi più ispirata e anche dargli un po' un tono estivo, solo grazie al cuscino un po' giallognolo. E questo è quanto, soddisfattissima ovviamente del letto. Adesso l'ultima cosa che mi rimane da fare è il cassetto, perché ovviamente essendo blu non ci sta assolutamente bene. Quindi quello che farò probabilmente è porterò i cassetti da qualcuno per farli ripitturare di un altro colore. Se mi seguite da tanto saprete i progressi che ho fatto con questa stanza. Se non lo sapete, infatti, tipo 4 anni fa la stanza era fucsia. Era fucsia, ragazzi, e tutto era sul tema del rosso e del blu. Quindi immaginate le pareti fucsia con accenti di mobili rossi e blu oltremare. Non proprio la mia estetica, eh? Di conseguenza mi sono messa pian piano a modificare un po' di cose. In realtà non avevo in programma di cambiare radicalmente la stanza, semplicemente perché non so per quanto altro tempo starò qui, e spero non tanto, però il Covid è arrivato, è successo quello che è successo, e dal momento che devo stare qui più di quanto vorrei, e ho deciso di crearmi almeno un ambiente piacevole, accogliente e che mi rispecchiasse di più, anche perché questa non è solo la mia stanza ma è anche il mio spazio lavorativo, dal momento che in questo momento sto lavorando da casa e vivendo con i miei genitori, cercando di non impazzire. Questo è l'unico rifugio felice e sicuro che ho solo per me stessa, dal momento che ho il grande privilegio di avere una stanza tutta per me, dal momento che sono figlia unica. Tra le varie cose di cui vi voglio parlare oggi ci sta il libro che sto leggendo. Avevo iniziato a leggere Hunger Games, il nuovo libro di Hunger Games, ma alla fine ho lasciato perché era troppo spesso e non mi andava di portarmelo ad Amalfi. Il Kindle era scarico e quindi quando sono andata a Sorrento mi sono comprata un nuovo libro e ho iniziato a leggerlo. Questo è il libro che ho trovato, La ragazza della palude, che poi uno dice che non giudica il libro dalla copertina. Praticamente lo volevo leggere sul Kindle, però poi ho visto che avevano fatto la nuova cover che mi piaceva tantissimo, e questa edizione in particolare, Solferino, fa delle cover e una qualità molto molto alta, diciamo, dei libri, quindi rilega i libri molto molto bene. Infatti anche il libro che ho letto precedentemente di Penelope, Circe, eccetera eccetera, Odisseo, vabbè, vi lascio tutti i link qua sotto sul mio Goodreads così potete andarla a vedere. Era della stessa casa editrice e era fantastico, cioè mi piace tantissimo la qualità, quindi ho deciso di comprarlo cartaceo. E ragazzi, io sto amando questo libro, è veramente bello. Un libro che, seppur molto semplice e lineare nella storia, è veramente veramente profondo e tratta argomenti molto molto tosti. Si parla di abbandono, si parla di famiglia, si parla di solitudine, amore, crescita, tantissime cose. È la descrizione, diciamo, di questa ragazza. C'è anche un caso da risolvere, ci cerca di scoprire appunto chi sia stato l'assassino di una determinata cosa che non vi posso svelare ovviamente, e quindi molto molto interessante. Mi manca pochissimo, oggi lo voglio assolutamente finire, come al solito oggi pomeriggio cercherò di dedicarmi 20 minuti cronometrati per leggere qualche capitolo. Mi mancano penso 50 pagine, spero stasera di finirlo, così domani vi aggiorno. E poi vi voglio parlare un pochino di due costumi che ho acquistato, perché dal momento che io l'anno scorso non sono andata al mare perché sono stata a Londra, non ho avuto
costumi, cioè non ho più costumi perché alcuni mi si sono rovinati e altri non mi entrano proprio più perché ho preso un po' di peso e quindi non mi entrano. Di conseguenza quest'anno mi sono un po' impegnata, diciamo, a ricercare qualche costume, a trovare proprio per necessità dei costumi. Molti di voi su Instagram mi stanno chiedendo che tipo di costumi io compri e se conosco dei brand sostenibili. Ancora non mi sono informata particolarmente, dal momento che appunto per necessità mi sono dovuta sbrigare prima di andare ad Amalfi a comprare dei costumi, almeno un costume, e ne ho comprato, cioè no, uno vecchio di Decathlon semplice nero. Ne ho comprato uno da Wish che adesso vi mostro e poi l'altra volta andando da COS, dal momento che ci sono i saldi, ho comprato un costume intero che adesso vi mostro. Allora, eccolo qua, non so come farvelo vedere sinceramente perché non me lo voglio mettere addosso, però non so come farvelo vedere perché è molto particolare, ha un'allacciatura diciamo molto strana, magari vi metto la foto. Questo è di COS, l'ho trovato in saldo, l'ho pagato sui 20 euro ed è bellissimo, di questo verde splendido. Non ho mai portato costume intero ma questo mi piaceva troppo per lasciarlo ed è bellissimo, e sono tentata a comprarne anche un altro in offerta di COS che però non era disponibile in negozio e che quindi dovrei ordinare online, quindi questo per ora è quello che ho. E questo è l'altro costumino di cui vi ho parlato, quello di Oisho. Posso dire che potete vederlo nel vlog di Amalfi. Questo costume è molto molto carino, molto molto comodo e come potete vedere almeno con i costumi io mi sbizzarrisco con i colori, quindi mi piace tantissimo quello che ho preso e appunto stavo pensando di prendere il prossimo costume di una specie di turchese, quindi un azzurrino. Quindi anche se mi tengo su una tonalità beige, in estate mi piace osare un pochino di più, se così si può dire. Molte domande poi mi sono state fatte riguardo questo vestitino che vi ho mostrato recentemente su Instagram e che vi ho mostrato anche qui, che ho messo mi sembra ieri e l'altro ieri. Questo è di Other Stories, l'ho comprato da poco e ho deciso di comprarlo semplicemente perché era in saldo e perché non avevo un vestitino appunto di tessuto così da mettere tutti i giorni. Come avete potuto vedere, ultimamente sto facendo numerosi acquisti, soprattutto riguardo indumenti estivi. Ci tengo a dirvi innanzitutto che nessuna delle cose che vi sto mostrando è sponsorizzata o mi è stata inviata gratuitamente, sono tutte cose che io ho comprato semplicemente perché mi servivano, perché erano in saldo e perché ne avevo bisogno appunto. Non sono una che spende tantissimi soldi in vestiti o cose nel caso in cui non ne abbia bisogno, però quando spendo cerco di comprare una cosa che mi possa durare quanto più possibile, sia per un punto di vista di piacere personale, sia da un punto di vista sostenibile, perché è una cosa che mi dura di più, mi permette di comprare di meno, e quindi un beneficio sia a livello economico, ma anche a livello dell'ambiente, non devo ricomprare ogni anno nuove cose. Inoltre sto comprando tutte queste cose estive, appunto perché l'anno scorso non ci sono stata, non ho veramente avuto degli indumenti leggeri estivi, perché sono stata a Londra, il mio corpo è cambiato, i miei gusti sono cambiati, e magari voglio comprarmi e aggiornarmi su qualcosa di nuovo. Questo non significa che appunto dovete comprare quello che vi mostro, non voglio che il mio canale diventi un canale solo ed esclusivamente incentrato sulle cose materiali, ecco. Però visto che siamo in tema, vi mostro un'altra cosa che non vi ho mostrato l'altra volta e che è un profumo che ho comprato ad Amalfi. No, non è vero, a Positano, ma penso che i rivenditori ci siano anche sia a Roma e anche in costiera, non so se anche al nord, ma non penso. Questa marca l'ho scoperta grazie alla mia amica Giulia, che andando spesso in costiera, appunto, conosce i vari brand famosi del posto. Probabilmente se siete del posto conoscete questa marca che si chiama Cartusia, eccolo qua. Mi sembra che ci sia pure a Roma e mi sono innamorata di questo profumo che si chiama Mediterraneo, che ormai mi metto quasi tutti i giorni anche quando non devo uscire perché ne sono veramente innamorata. Sono una che non ama particolarmente i profumi ed è molto sensibile appunto agli odori, però questo odore mediterraneo è bellissimo, è fresco, agrumato, sa di mare, meraviglioso, io sono innamorata veramente, quindi ci tenevo a mostrarvelo perché ha un packaging incredibile, ovviamente il brand è tutto made in Italy, super curato nei dettagli, adoro il packaging e ci tenevo a mostrarvelo. Dire che sono stanca oggi è veramente dire poco. Sono quasi le 11 di sera e mi sono seduta solamente adesso a rilassarmi. Mi sono fatta
un turmeric latte, quindi un latte alla curcuma abbastanza tiepido perché fa abbastanza caldo, diciamo ci stanno 30 gradi. Comunque oggi era tantissima per me la voglia di prendere la telecamera in mano, ma mi credete quando dico che non ho avuto il tempo? Ho aiutato tutta la mattina e metà del pomeriggio mio padre a montare tutto il mobile di IKEA, che è stata un'esperienza in pratica, un'avventura. Ci abbiamo messo sulle 4-5 ore a montarlo. Poi sono uscita, sono andata a consegnare alcune agende alla posta, ho fatto alcune commissioni, sono andata in libreria, ho comprato un nuovo libro perché ho finito quello di cui vi stavo parlando, domani vi aggiorno e domani vi farò vedere anche com'è il risultato finale dello specchio, che è bellissimo. Sono felicissima di aver messo tutta la mia skincare bella in vista. Nei prossimi vlog vi farò vedere meglio come ho organizzato il mio bagno e la mia skincare. Ho aiutato anche mia madre a riorganizzare, a fare un po' un Marie Kondo di tutta la situazione del bagno e queste cose qua. Ciao amici, come state? Io sto morendo di caldo perché sono le 6:30 e sono stata praticamente dalle 5, meno delle 5, dalle 4:30 fino a ora a fare foto. Dovevo fare delle foto per un brand, questo qua, le scarpette di Bobby Shoes di cui già vi ho parlato. Infatti quest'anno in quarantena mi hanno salvato perché avevano delle ciabatte veramente comodissime. Vi lascio il link del mio Instagram qua sotto così potete andarla a vedere. Non è una collaborazione pagata, è semplicemente una cosa che faccio perché ammiro tantissimo il brand e mi hanno inviato le loro ballerine. Come già detto, sto morendo di caldo perché sono in camicia e pantaloni lunghi e ci stanno 35 gradi. Ho fatto 27.000 foto che presto vedrete su Instagram. Stamattina ho avuto delle call al telefono e ho risposto a parecchie email perché il venerdì è di email, finire di rispondere a tutte le email prima del weekend. E in poche parole oggi mi sono truccata, vestita, tutto quanto solo per fare le foto. Almeno ho avuto una motivazione in più per farlo. Adesso penso che uscirò a fare delle commissioni e mi devo sentire con una ragazza per un progetto. Ho già editato questo video ed è venuto visto già abbastanza lungo, quindi cercherò di farla breve e di sviluppare alcuni discorsi più in là nel prossimo vlog che penso inizierò domani. Però vi voglio assolutamente mostrare adesso il bagno che vedrete nelle clip. Sono soddisfattissima sullo specchio, su come è venuto. Oggi, come ho già detto, ho fatto maschera, viso, corpo, capelli, tutto quanto e oh mio Dio, mi sento una regina con quello specchio e con tutti quei prodotti skincare ben esposti, tutti belli. Ovviamente condivido il tutto anche con i miei genitori, però ho la mia sezione, prima avevo tutto stretto in un angolino di un cassetto e invece adesso è bellissimo, è tutto esposto, tutto in ordine, tutto per categorie, lo adoro. Fatemi sapere se volete un tour magari un giorno. Sono super soddisfatta, super contenta e sì. Inoltre oggi su Instagram, dato che me l'avevate chiesto, ho fatto una piccola recensione della ragazza della palude, stavo dicendo la ragazza del treno, e se andate sul mio Instagram, sulla sezione delle storie in evidenza, libri, mi sembra, o books, comunque troverete tutto quanto e tutte le mie recensioni riguardo i libri che ho letto, e se siete interessati potete anche andare a seguire il mio Goodreads, che aggiorno tutte le volte che inizio e finisco un nuovo libro. E su Instagram vi ho anche detto che ho appena iniziato, ieri l'ho comprato, Chiamami con il tuo nome, di cui tantissimi di voi mi hanno parlato e mi hanno raccomandato, quindi sono curiosissima di iniziarlo. Ieri sera prima di andare a letto ho letto 5-6 pagine, scusate piccola interruzione ma non riesco a stare con capelli sciolti più camicia, devo scegliere una delle due. E vi stavo dicendo che ho iniziato Chiamami col tuo nome, vi farò sapere man mano nel prossimo vlog anche su Instagram cosa ne penso. E nulla ragazzi, io penso di concludere qua il vlog, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e vi abbia dato qualche nuovo spunto. Ovviamente per sapere nel dettaglio tutte le cose che faccio dovete assolutamente seguirmi su Instagram, andate sul mio shop online dove le agende more or less sono disponibili e come vi ho già detto ci saranno tantissime altre novità molto presto. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, mettete mi piace per farmi capire se vi piacciono questi video e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao!